L'ultimo mercoledì prima delle ceneri, ancora la figura di un testimone della fede ci accompagna verso l'inizio della Quaresima. Ho scelto il servo di Dio Don Luigi Giussani, di cui il 22 febbraio ricorrerà il 16° anniversario del Dies Natalis. Il Signore lo ha chiamato nella Casa del Cielo proprio in quel giorno, 22 febbraio, festa della cattedra di San Pietro. Pochi giorni prima, il 13 febbraio, era partita per il cielo Suor Lucia di Fatima e poco dopo, il 2 aprile, sarebbe partito San Giovanni Paolo II. Conobbi Don Giussani nel 1976, a Colle Valenza, in un corso di esercizi che egli tenne per i preti e io lo ero da un anno. Ricordo, conservo ancora il quadernetto degli appunti, ricordo il suo commento ad alcuni passi delle lettere di San Paolo. Diceva: Cristo è la realtà. In ogni circostanza per cui si passa c'è una nota di urgenza, una sollecitazione affinché le cose rivelino la gloria di Cristo che esse contengono. La cosa più importante della vita è la memoria di Cristo, vale a dire la mendicanza di Cristo, il domandare a Cristo che la coscienza di Lui sia permanente in noi. E ancora, il vero progetto è dire a Cristo: vieni Signore Gesù, manifestati. L'unico scopo per cui vale la pena di esistere, perciò l'unico mastice che tiene assieme tutte le cose, è quello che il Vangelo chiama la gloria di Cristo. E continuava: offrire e riconoscere che ogni cosa con cui prendiamo rapporto a partire da noi stessi è di un altro. Tutto appartiene a te, o Dio. L'esperienza cristiana è questa, una vita che incontra la nostra vita. Possiamo essere interessati a Cristo soltanto se Cristo salva tutto di noi, fino alla sensibilità, fino all'istante che passa. Don Giussani davvero parlava al cuore dell'uomo. Nel libro L'uomo e il suo destino descrive profondamente quello che ora è sotto i nostri occhi, a cominciare dalla sistematica distruzione dell'umano. Ma lo faceva Don Giussani fornendo al tempo stesso le vere indicazioni per la ripresa. Umile riconoscimento della debolezza come strada per la rinascita nell'incontro con Cristo presente, poiché la fede è il riconoscimento di una presenza, l'incontro che illumina ogni ambito della vita, della persona, dai rapporti umani al lavoro, alla politica, alla sua vita sociale. Il miracolo, diceva Don Giussani, è l'incedere del passo divino tra i passi della compagnia umana, l'incedere dei passi di Gesù in mezzo a tutti i passi che noi facciamo durante la nostra giornata. Questo è il miracolo, non una cosa strana, ma una cosa normale. Dio riempie di miracolo la nostra vita facendo diventare un miracolo tutto quello che facciamo. Amici, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.